ho appena telefonato al Presidente del Consiglio anticipandogli la rassegna delle dimissioni che ho appena firmato e sottoscritto e trasmesse al protocollo. Questo consegue all'invito che era stato dato dal Consiglio regionale con l'approvazione di una risoluzione a maggioranza. Al momento avevo dichiarato nel dibattito in aula che per senso di responsabilità non potevo dimettermi per garantire la transizione tra un governo e l'altro. È stata trovata una proposta che è stata presentata attraverso la via maestra, quella della mozione di sfiducia costruttiva sabato mattina. Lunedì abbiamo concluso i lavori della Giunta, il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio per domani. Ho deciso pertanto di rassegnare le dimissioni per agevolare i lavori e la ricomposizione di una nuova alleanza per dare governabilità alla Valle d'Aosta. Questa mattina mi hanno notificato un provvedimento per il quale sono stati prelevati i computer e cellulari. Queste azioni potranno essere utili a dimostrare la mia assoluta estraneità a questa triste vicenda. Io sono e resto un testimone inascoltato a oggi di fatti a cui sono completamente estraneo. Secondo quanto letto, l'ipotesi investigativa costruita dalla Procura contrasta con quello che io so. Io non ho fatto nulla, non ho difficoltà non solo a testimoniarlo, ma anche a giurarlo su quanto ho di più caro al mondo. Quanto accaduto oggi si presta per la pura coincidenza temporale a una lettura politica. Ho comunque fiducia nell'operato della magistratura per me e per la Valle d'Aosta.